Buongiorno, grazie, grazie a tutti, grazie dell'ospitalità. Io quest'anno sono arrivato qui e c'ero sempre stato il Fonteo Scarpa, una persona che mi ha preceduto, in qualche modo le avevo già viste, ma io le avevo viste di sera, erano qui di sera, in realtà di giorno è assolutamente... Ma io eviterò di fare la presentazione altro, come l'ha fatta lui, la toccheremo. Grazie per avermi invitato, anche se quest'anno ho capito... Grazie a Nalo che io sto praticamente contando le stagioni della mia vita, perché prima mi chiamavano come era, adesso mi chiamano per i saluti istituzionali, evidentemente è proprio una... cioè adesso è chiaro, io non lo dico, non capire, però adesso mi sembra evidente abbastanza. Come ha detto Traiano, io insomma da qualche anno che ho avuto l'onore e il piacere di essere invitato, ho partecipato... non sono d'accordo con lui, non entro, non ho fatto niente, non ho fatto assolutamente niente. E ho partecipato solo con piacere a delle giornate che ho trovato molto, molto interessanti, sia dal punto di vista educativo, ma anche e soprattutto dal punto di vista professionale. Quindi oggi non tocco veramente tempo alle cose interessanti che mi hanno dato, porto sostanzialmente due testimonianze. La testimonianza dell'università, tra l'altro appartengo e insegno reti calcolatori e calcolatori elettronici alla Federico Torneano. La gara Lezzi, si fa tutta l'ingegneria. L'università insomma queste cose le fa all'interno delle proprie aule, ma in realtà come vedete anche oggi crede fortemente che queste cose vadano fatte anche fuori dalle aule universitarie, quindi secondo me è importante anche dimostrare che l'università su queste cose ci crede e investe tantissimo. Un'altra testimonianza che porto sempre come ricercatore, come professore, come persona che fa anche un'attività professionale su questi temi, e io l'ho detto adesso mi ripeto per un sacco, tra l'altro sono contentissimo perché ho un sacco di miei studenti, quindi sono veramente, veramente felice di questa cosa, e quindi loro però questa cosa la sentiranno adesso. Io credo che questa cosa è importante perché è divulgazione, come dicevo all'inizio, è poi una divulgazione fatta come la fanno loro, cioè la fanno con passione, quindi è una cosa fatta proprio, cioè proprio. Però io vedo che anche loro, io sono invecchiato, quindi sono dalle tue tecniche calcio adesso è stato istituzionale, però io non sono fatti vecchi, ma i sono fatti vecchi nel senso buono del termine, come il mio, perché inizialmente quando abbiamo cominciato a fare i Linux Day, sostanzialmente vedevo che il focus era su installiamo una versione di Linux, cerchiamo di far capire che Linux è meglio di Windows e tutte queste roba qui, che secondo me diciamo, può essere più o meno vero, perché io tra l'altro non sono così integralista, diciamo, e ho visto che proprio nel tempo, diciamo, invece, e lo vedo oggi tra scrittori qua dentro non si parlerà solamente di software libero, ma si parlerà in generale di libertà digitale. E quindi penso che questo abbia proprio colto il senso anche di quello che è stato il percorso tecnologico che si è fatto in questi anni su questi temi. Noi l'abbiamo affrontato diverse volte durante i nostri passati, credo che quest'anno questo aspetto è molto molto, è chiaramente evidente, è fondamentale poter avere la possibilità di conoscere un sistema operativo aperto, ma è altresì importante parlare di tutte le cose che noi stiamo affrontando in questi anni. Come dicevo, tornando alla testimonianza pure professionale, dicevo dai ragazzi in aula, queste cose sono importanti anche perché sono tutte cose, io mi sono fatto dare quando sono entrato, non mi ricordo perché sono entrato qui il programma, e ci ho trovato per l'ennesima volta delle cose che in buona sostanza noi facciamo sia con un'attività di ricerca ogni giorno, ma poi sono cose con le quali ci confrontiamo ogni giorno sul mercato. Adesso leggo delle cose a caso, adesso qualcosa che non dirò non è perché è meno importante, ma è semplicemente per darvi un'idea di come sono cose che fanno parte del lavoro che facciamo tutti i giorni. Vedo che si parla di web application e sicurezza, cioè tutte le mail che ricevo da aziende che richiedono profili professionali più o meno avanzati richiedono queste competenze. Così come vedo che c'è un intervento su OpenStreetMap, noi abbiamo cominciato a parlare in tempi non sospetti, abbiamo organizzato delle giornate che si chiamano Open Data Day, quindi sono dei temi che oggi rappresentano veramente una nuova frontiera, diciamo, dello sviluppo di applicazioni software complesse utilizzando appunto una filosofia open source. Poi vedo tante altre cose interessanti come l'aspetto del dark web, sapete quanto è importante questo tema, soprattutto in questi giorni che si era quella che ha fatto un film che parlava di NSA. Quindi insomma ci sono temi che sono professionali, ma temi che sono anche argomenti di cui non si può non sapere.
e soprattutto per chi decide di fare un'attività lavorativa nell'ambito delle tecnologie, diventa importante veramente conoscere qualcosa in più di l'uomo della strada. E questi sono momenti importanti, perché non sono momenti di studio universitario e basta, sono momenti in cui si imparano un sacco di cose, anche se non stiamo in un'università. Quindi penso che siano delle giornate assolutamente, assolutamente importanti. Ringrazio un'altra volta l'invito, io stavo qui fino a quando lui me lo permette. E niente, volevo dire la giornata, perché se è bella solo la metà di quelle che, di quella che è stata i minuti passati, sarà una bellissima giornata. Tra l'altro un posto magnifico, penso, questo è il posto più bello in cui ho trovato i minuti. Complimenti anche agli altri, insomma, a quelli che hanno ospitato.